ha diverse sfaccettature, diciamo così, nel senso che ovviamente la legge elettorale non è indifferente rispetto alla determinazione dei quadri. Io ho già detto più volte che sono favorevole a un maggioritario, ero favorevole alla proposizione, e questa è stata la posizione ufficiale del PD, del Mattarellum. Poi il Mattarellum non piaceva a nessuno, era facilmente applicabile, ma piaceva a pochi, altro che a noi. A quel punto, dopo che abbiamo detto che quella era la nostra proposta, nessuno ci è venuto dietro se non la Lega. A quel punto Renzi ha detto: visto che nessuno ci viene dietro e comunque il paese vive una legge elettorale, provate a fare delle proposte. E quindi si è scatenata una reazione che dice: ah, come ti disinteressa la legge elettorale? Bene, allora abbiamo fatto la proposta del 50-50, cioè corretto il maggioritario con una quota maggiore di proporzionale. Su questa proposta, ancora una volta, c'è stata una chiusura di MDP, insomma c'è stata un'apertura di Giuliano, mi pare di registrare, ma non c'è stata una chiusura della sinistra che chiede il proporzionale, Forza Italia chiede il proporzionale, il Movimento 5 Stelle chiede il proporzionale. Io rimango dell'idea che i proporzionali in un paese come l'Italia non determinerà niente di buono, perché metterà in sé. Perché manca anche ormai la constituency di grandi partiti popolari, cioè i partiti non sono più organizzati, quindi sostanzialmente succederà che poi ci saranno tante correnti dentro i partiti che condizioneranno ogni decisione di governo, e torniamo alla situazione che ci portò all'ingovernabilità, all'aumento del debito pubblico, al fatto della democrazia che non decide. Quindi io rimango un convinto assertore che una quota di maggioritario sarebbe utile a questo paese, e una quota di governabilità, appunto, come si diceva, sarebbe molto utile a questo paese. Stante il fatto che le riforme o si fanno, come dire, col Parlamento, o non è che uno le può fare senza i numeri, perché il Parlamento decide. Quindi se il Parlamento ha una stragrande maggioranza che vuole andare verso il maggioritario, come dire, io credo che anche in questa ipotesi però non bisogna chiudere il dialogo nel centro-sinistra, bisogna tenerlo aperto. Anche per me non auspicabile ipotesi che per avere una legge elettorale in questo paese bisogna andare verso un modello differente, bisogna comunque tenere il dialogo e la prospettiva del centro-sinistra. Perché questa è la prospettiva dell'Ulivo, questa è la prospettiva che ha fatto nascere il Partito Democratico, questa è la nostra naturale, e per una democrazia matura credo che sia giusto che vi sia un centrodestra e un centrosinistra che si confrontano, entrambi moderati possibilmente, cioè non governati dalle ali estreme, ma però che sanno includere e che sanno fare una proposta di governo. È evidente che non si può scegliere i compagni, cioè non è che si può dire: io mi alleo col PD al patto che il suo segretario si suicidi, perché questo è oggettivamente un po' complicato, diciamo, no? Quindi se si pongono dei veti, degli opt-out di questo tipo, degli ultimatum, è molto complicato. L'intervista di Dario non si potrebbe essere Sì, io non ho citato nessuno, però insomma è chiaro che se siamo ossessionati dal fatto di porre dei veti non si va da nessuna parte, su questo non c'è dubbio, ma poi ognuno si assume la responsabilità di quello che fa e che dice. Quindi per quanto ci riguarda, noi cerchiamo di tenere aperta a quelli che ci credono, io ci credo, una prospettiva di centro-sinistra assolutamente, è una proposta laburista a questo paese, una proposta vera, laburista a questo paese, che ha il problema del lavoro come il problema principale. Il problema del lavoro è il problema principale. Tutto il resto va in secondo piano. Quindi un grande partito socialdemocratico deve fare una grande proposta laburista, come fece il partito laburista di Attlee nell'immediato dopoguerra, quando sconfisse niente poco di meno che Winston Churchill.